ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi, come ben potete vedere, non siamo negli studio di casa mia, ma sono in compagnia con due ospiti speciali. Siamo qui riuniti perché oggi super mega intervista tripla, che poi diventerà doppia e poi ritornerà tripla, perché sono qua con due nuove ehi, ci sono anche io qua, ragazzi, non potevo mancare in questo mega video. C'è anche Diego che ciao a tutti ragazzi, farà le domande lui. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo con l'intervista. Allora ragazzi, ci siamo pronti? Pronti? Chi inizia? Perfetto, iniziamo subito. Nome? Federica. Alessandra. Cristiano. Età? 22. 23. 18. Vabbè, no. Quanti? 30. Ok, chiaro. Nome d'arte? Federica Carta. My drama. Issima 91. Professione? Cantante, che non vede più. Cantante. YouTuber / streamer / influencer. Colore preferito? Non lo so più. Pink. Celeste. Oh. Tu. Stagione preferita? Primavera. Ah, anch'io primavera. Inverno tutta la vita. Questo è falsissimo, inverno. Inverno è la meglio. Con le carte c'è qui. Ma qua loro falsissimi. Io vedo l'ora di rimettermi. È l'estate, dai. La primavera si starnutisce, c'è il polline. No, non è vero, bellissimo. No, ma ti vesti come vuoi. Non piace mai. Ma che la primavera di quest'anno era inverno pieno. Oh, litighiamo, perché l'inverno è migliore. Perché l'inverno è migliore poi. Che fin qua, mega larghe. Le scale ieri per portare l'acqua, per portare il McDonald's. Story time. Vai. Cosa avrà fatto Federica al ginocchio? Piatto preferito? Amatriciana. Lasagne, penso. Fritto misto di mare senza gamberetti, perché non li posso mangiare. Quasi leggere i messaggi. Quasi. A che età il primo bacio? 13, 14. 13. Ah. Con uomo o con una donna? Con uomo. Donna. Donna, anche io. È stata una bella esperienza, eh? Sì, immagino. Insomma. La tua espressione più brutta? Questa. Ah, gli hai rubato la mano. Questa. Che falsa. No, hai visto che faccio passo? Sì, infatti, guarda, io non ho parole. Allora, la mia è questa. Esatto. Ha detto primavera, cioè. Prova a spaventarmi. Come si fa? Questo verso è bellissimo. Come si fa? Quando per attaccato... Oh, Gesù, ma sei pazzo. Spaventato lui. No, ma perché ha detto la tattica è stare in silenzio? Io, ah, ok. No, ho vinto io. Ha vinto la fede, non era una gara. Io... Ora mi ho spaventato. L'allievo si prende. No! La tua canzone dell'infanzia. Franco Califano, mi innamoro di te. Io vagabondo. Io vagabondo che sono. Wannabe delle Spice Girls. Ce la canti? Mi innamoro di te, se no che vita è. Lo vuoi fare una canzone romana? Vabbè, basta. Lei l'ha cantata prima. Io la ricanta. Io la voglio sentire. Io, vagabondo che sono io. Mettiamo tutti i Yo! No, tell me what you want, I wanna really, really want. Quella che ti ricorda un momento felice. Quando è stato l'ultimo momento felice, felice della mia vita? Quando c'è fede? Mi innamoro di te. Infanti. Stiamo all'aria e vivo. Primavera. Scusate. Madonna, mi viene in mente un vuoto tipo. Tutti diversi a quando è montato. Guarda che se fai così ti faccio fare il balletto qua. Vabbè, cioè, comunque questa veramente. E come si chiama? Vabbè, l'ha rifatta Jesus. Secret Love. Come sì, si chiama? Sì, sì. Secret Love, sì. La mia TikTok di Keisha. Bellissima. Che mi ricorda quando uscita. Discoteca. La canzone che canti quando sei depresso. Tutte. Le mie. Ah, poi dobbiamo parlare, infatti, di questa cosa. Allora, la mia, Dolly di Justin Bieber, che è il mio breve. La mia, Someone Like You di Adele. La nota più bassa che sai fare. Aspetta. Oh.
No, non fare così, ti viene male. Oh. La nota più alta che sai fare. Ciao. Qua bisogna... Vediamo che nota è. Che clicchi, vai. Come lei è bravi, l'ale è bravissima. Ok, questa fa l'ale. No, anche io la voglio fare. Sì, è un come sono tipo. No, io non so fare. No, capite? Oh, lei non l'ha fatta. Esatto. Mamma mia. Adesso che vi abbiamo fatto sentire quanto loro sono brave a cantare tra note alte e note basse, io me ne vado un attimo perché, non so se lo sapete, ma se non lo sapete ve lo diciamo noi, è uscita da pochissimo una collaborazione tra Federica e My Drama. Quindi, siccome dietro questa canzone c'è anche un super messaggio che io adoro e supporto, ovviamente, le lasciamo un attimino sole a continuare l'intervista. A che età hai iniziato a cantare? 9 anni ho iniziato a studiare canto. Io non ho mai studiato, tardi a 12 anni. X Factor o Amici? Amici, X Factor. Però sono belle entrambe. La più impulsiva? Io. La più testarda? Io. La più simpatica? Ovviamente. Io. Ma dai, smetti. Dai, non ti ho fatto niente, guarda, la drammatica. La più organizzata. Penso io. Ale. La tua canzone del cuore. Karma di Alice Keys. One Life di Justin Bieber. Chi ha preso per prima il telefono per chiamare l'altra? Buona. Che le hai detto come prima cosa? Lo leggo. Lo voglio sì, leggere. Ti prego, ma sì, lo vuoi leggere. Che poi che a ridere sono perché in realtà sono stata io la prima a scriverti. Ma non è vero. Che ti avevo taggata tipo anni fa. Beh, io che era il 2017, io sì, non sì. Sapevo neanche che esistessi. Che esistessi io. Ah, ok. L'ho taggata in una storia mentre cantava Bella Così. E ho scritto e portato ancora più in alto un messaggio così importante, brevissimo. E vabbè, poi abbiamo continuato a parlare. E tu che hai risposto? Io ho risposto, vabbè, l'ho ringraziata. Poi abbiamo iniziato a parlare, ci siamo conosciute e ci eravamo ripromesse che fuori io avremmo fatto qualcosa. Sei stata tu a dirmi, vabbè, magari un giorno ci becchiamo fuori così. Sì, certo. Perché io sono timida, io non scrivo mai a nessuno. Sì, sì, io sono quella un po' più sfacciata. Ho detto, dai, un giorno magari ci becchiamo fuori quando esco da X Factor. E purtroppo ci sono beccato. Purtroppo è successo. Cioè mi deve sopportare 24 ore su 24. Ti voglio bene anch'io a volte. Tanto. Quindi da qui si capisce perché vi siete scelte per la canzone. Sì, cioè in realtà siamo un po' gli opposti, però. Sì, sì, no, vabbè, c'è il punto comune. C'è il rispetto, artisticamente parlando e umanamente parlando. Piega il messaggio dietro la canzone Tocca a me. Il messaggio è ovviamente, ognuno ci vede quello che vuole in realtà, però noi l'abbiamo scritta e pensata per dare un messaggio di libertà, di amore. Amore e soprattutto solidarietà nei confronti di una community che viene attaccata continuamente senza un reale motivo e quindi è di chiunque la voglia accogliere nella propria vita. Cita la tua frase preferita della canzone. È la stessa. Certo. Dirti che ho paura non dirti fa che ho paura non fa più paura. Anche cosa? Prova a cantare il ritornello stonando. No, no problem. Già, già. Così è. No, sì, va. Ah sì. Non so come si fa a trovare un posto per noi. Ma tocca a me. Tocca a me. Però devi essere impegnato proprio così. C'è luce tra le mie. Grazie. Adesso facci sognare. Non so come si fa a trovare un posto per noi, ma tocca a me, tocca a me, c'è luce tra le lacrime. Non so come si fa ad aspettare il domani. Ma
manda un messaggio a tutte le persone che si sono sentite ispirate dalla vostra canzone. Wow, siamo contente. Sì, e vi ringraziamo anche tantissimo. È l'obiettivo principale della musica e della nostra musica, far stare meglio gli altri. Quindi se vi siete sentiti rappresentati, toccati e vi siete emozionati con le nostre parole, siamo molto contente e vi abbracciamo da lontano. Virtualmente, purtroppo. E vi mandiamo un bacione. Queste sono le cose che devo subire ogni giorno. Lei si mette il pallo forte. Suonare le cose a caso? Cioè, o canta cose a caso? Oddio, la telecamera in mano. Sono una youtuber. Aiuto. Che bello. No, questa è la triste verità dietro chi suona. Tocca a me. Ma cosa sto tenendo questa videocamera? Cosa sto facendo? Quando tutto mi sembra una gabbia, che la pelle che indosso vado fuori di me. Quando pensi che la gente sappia, che sappia fin troppo di te. Quanto brividi sulla mia schiena, come da bambini sopra un'altalena. È tutto ok, se non ok. Non so come si prove. Non ero bugiarda. Ciao! Alla fine del video! L'intervista termina qua. Grazie mille. Grazie a voi, ci mancherebbe altro. Mille. Vi rinnoviamo l'invito, ovviamente vi lasciamo tutti i link qua sotto nell'info box, a guardare il video ufficiale della canzone Tocca a me di Federica e My Drama. Andate su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music ad ascoltarla. Mi raccomando, fate la challenge su TikTok, perché l'ho fatta anch'io, l'ho appena pubblicata, e scaricate la canzone su iTunes. Per oggi è tutto, grazie mille a tutti. Grazie mille alle mie nuove amichette del cuore, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Com'è che lo fai? Ciao! Ciao! No, fanno insieme, due, uno, ciao!